Allora, questa sera un tema impegnativo, quello del rapporto tra corpo, corpi e poesia, o meglio, parola poetica. Più precisamente il titolo, Il corpo, casa e causa della parola, tra parentesi, poetica. Sicuramente è un tema non così ricorrente. Abbiamo ho voluto proporre questo accostamento proprio nel senso della ricerca, capire un po' come quello che è successo, soprattutto nel corso del Novecento, ma anche in alcuni classici importanti. Non so, penso al Rinascimento, ma anche alla poesia greca antica, in cui il corpo aveva un senso molto molto preciso, sicuramente nel segnare la caducità della condizione umana e tuttavia con una costellazione, una cornice, un inserimento dentro un'armonia universale. E noi nella nostra epoca dobbiamo registrare da una parte una scissione totale, e dall'altra ancora riconoscere questo legame profondo tra la parola e il corpo. Ahimè, è inutile starcelo qui a dire, a ripeterlo. Veniamo da un lunghissimo periodo, un tunnel nero e buio che ha castigato il corpo e ci ha impedito di riconoscere appunto questo legame con la parola. Pensiamo che la parola debba essere più che altro legata all'anima. In realtà la parola nel corpo segna la sua storia e ci permette di arrivare, per farla breve, dai primi suoni inarticolati fino ad un'evoluzione che ci ha portato nel corso dei millenni e dei millenni al linguaggio. Allora, cerchiamo un po' di rintracciare questi legami. Io mi sono solo limitato a dare qualche provocazione, qualche punto di riferimento. Vediamo un po' come l'hanno affrontata i nostri poeti, che sembra abbastanza numerosi anche stasera. Sono contento perché il tema non è facile per niente. Hanno aderito a questa trasmissione. Allora, facciamo proprio un ordine di entrata. Cominciamo con Maurizio Mazzurco, che devo dire in questa comunità è quello che c'ha più tempo per pensare, per cercare e per quindi darci una mano nello fare anche nuove scoperte. Maurizio, a te la parola, benvenuto ai nostri microfoni. Grazie, questa croce è delizia avere tanto tempo. Proverò diciamo, a vedere se la scelta che ho fatto stasera, sebbene molto classica, possa essere interessante. Allora, io ho scelto per dire subito, per entrare subito nel vivo, ho scelto D'Annunzio e Dino Campana. Quindi siamo nel Novecento. Il punto di rottura, probabilmente adesso io non lo so, il punto di rottura, l'entrata, il rientro del corpo nella poesia potrebbe essere identificato nell'Ottocento con Baudelaire. Sia D'Annunzio sia Campana colgono questa lezione. La poesia diventa molto più fisica, molto più legata ai sensi, sì, in entrambi, anche se naturalmente è molto diversa nel modo questa accettazione delle lezioni di fisicità della poesia. A proposito di D'Annunzio, viene da pensare subito alla pioggia nel Pineto, pioggia nel Pineto dove c'è questa sagra dei sensi, insomma, è inutile magari tornare, è inutile ricordarla nel dettaglio, posso citare al volo soltanto alcuni versi magari. Provo.
immensi, noi siamo nello spirito silvestre e le tue chiome auliscono come le chiare ginestre. Vediamo. Piove sulle tue ciglia nere, sì che parto pianga, ma di piacere, e tutta la vita in noi fresca o lente, il cuore nel petto è come pesca intatta, tra le palpebre gli occhi sono come polle tra l'erbe, i denti negli alveoli sono come mandorle acerbe. Insomma, c'è una partecipazione totale del corpo e dei cinque sensi. Assolutamente. E, io caso, diciamo, è stato un caso, sinceramente, io ho scelto di D'Annunzio l'inconsapevole e di Dino Campana l'invetriata, e ho visto che sono accomunate da questo personificare in un certo senso il corpo attraverso il cuore. Addirittura ci sono proprio parole uguali, se non... Sì, se non... diciamo ci sono parole abbastanza simili, adesso le ascolteremo. Cominciamo quindi da D'Annunzio, l'inconsapevole. Come dalla putredine le vite nuove crescono in denso bulicame, e strane piante balzano nutrite dagli umori corrotti d'un carname. Sgorgano i grandi fior quali ferite fresche di sangue, con un giallo stame, e crisalidi enormi seppellite stanno tra le pelurie del fogliame. Così dentro il mio cuore una maligna flora di versi gonfiasi, le foglie vanno esalando un triste odore umano. Attratta dal fulgor della sanguigna tinta, la inconsapevole ne coglie e il tossico le morde acre la mano. Sì, qui il verso a cui mi riferivo e ti riferivi anche tu, Fabio, era: così dentro il mio cuore una maligna flora di versi gonfiasi, il corpo che viene in qualche modo espresso attraverso la metafora del cuore. Ecco, c'è, diciamo, una composizione quasi infernale, sì. Un po' in questo segno che il corpo è scenario appunto del disfacimento e protagonista, sì, esso stesso. Tutta la poesia si esprime attraverso gli umori corrotti di un carname, anche le piante, c'è queste piante che diventano carne, cioè tutto diventa carne, le foglie esalano un triste odore umano. Questo è questa fisicità di cui parlavo prima, che è abbastanza evidente. E anche qui, io credo che la capacità di D'Annunzio sia stata proprio quella di ricongiungere una parola, diciamo, bassa, per intenderci, poi sappiamo che non è così per la parola poetica, con quello che lui voleva descrivere, sì, quindi una forte aderenza della parola, come accade spesso nei grandi poeti, una forte aderenza della parola proprio all'atmosfera, all'oggetto, al messaggio che il poeta vuole dare. Sì, dove appunto riflettevo, si riflette molte volte come D'Annunzio in fondo sia stato uno dei primi influencer, cioè abbia badato molto all'apparire, no? Si è stato molto attento all'apparire. E dove D'Annunzio è molto attento nell'artificio, anche in questa forma, nella sua poesia, è sempre, alle volte sembra quasi artificiale, così è D'Annunzio, come D'Annunzio è così, al contrario invece Dino Campana è proprio diretto, immediato, senza infingimenti. Ho trovato così molto rapidamente la recensione che Giovanni Boi ne dette dei Canti Orfici appena usciti, siamo nel 1914, e insomma è una recensione come ci si potrebbe aspettare da qualcuno che ha degli strumenti critici classici.
un po' antichi. Dico qualcosa così, leggo qualcosa qua e là. Prego. Per dire, ciò per dire che se dall'esterno si passa all'interno, i sospetti di squilibrio sono chiari e fondati. Questo povero Campana, stabilito per pazzo, è in stato altri termini, pare, stigmatizzato. Corollario assodato che la poesia non sia più fatta ormai che dai pazzi e dai poveri. E poi, molto, cioè, trova anche qualcosa di buono, dove dice, aspetta, dunque, dov'è l'ansiosa modernità? Cioè, lui riconosce in Campana una certa spontaneità. Sarà facile assegnare le fonti anche a questa smarrita e decadente musicalità. Dico semmai che questa storia, sorta di decadenza, mi piace qui che di più non si può, e che la stessa rozzezza violenta, la stessa primitività impetuosa con cui e come in assalto qui in più luoghi realizzata, dimostra che non è d'accatto, risponde a un intimo bisogno, e del vecchio malfrancese non ha che l'apparenza, della sifilide a cui allude Boine, non ha l'apparenza. Qui, in un certo senso, pure con i suoi strumenti un po' antichi, Boine Arriva a qualcosa. coglie, certo. E qui conclude, vabbè, rapidamente, ma questo Campana, per lo stesso impaccio del suo parlare, questo che di elementare ed ingenuo che la cultura ha lasciato in lui e nel suo stile non l'ha cancellato, è, se Dio vuole, un pazzo sul serio. E quindi, Bene. in un Beh, certo senso, comunque, lo come riabilita. titolo non è male, pazzo sul serio. È un pazzo sul serio. Allora, vabbè, leggiamo subito. Allora, l'invetriata. La sera fumosa d'estate, dall'alta invetriata mesce chiarori nell'ombra e mi lascia nel cuore un suggello ardente. Ma chi ha? Sul terrazzo, sul fiume si accende una lampada. Chi ha? Alla Madonnina del Ponte, chi è? Chi è che ha acceso la lampada? C'è nella stanza un odor di putredine, c'è nella stanza una piaga rossa languente. Le stelle sono bottoni di madreperla e la sera si veste di velluto. E tremola la sera fatua, e fatua la sera e tremola, ma c'è, nel cuore della sera c'è, sempre una piaga rossa languente. È interessante notare come, diciamo, la fisicità sia quasi la stessa per certi versi, però sia molto più diretta, meno artificiosa. Il verso di Campana è «Mi lascia nel cuore un suggello ardente», dove D'Annunzio diceva «Così dentro il mio cuore una maligna flora di versi gonfiasi». Da una parte una maligna flora di versi, dall'altra un suggello ardente. Ecco. Beh, io sottolineerei anche questa, proprio perché per contrasto viene fuori, tutto sommato in D'Annunzio c'è una sorta di rigidità stilistica, invece in Caproni è In Campana, evidente, sì, in Campana, c'è scusa, proprio c'è dire una musicalità è quasi più diretta, più spontanea. Esatto. Sì. Senti, allora io chiuderei per contrasto con una breve mia, Sì, nel senso che te la io stavo per sono. chiedere. Sì, io devo dire, questo è uno dei temi che mi spiazzano, nel senso la fisicità della poesia. Perché la mia poesia non è affatto fisica e quindi dal mio punto di vista è un tema che mi ha spiazzato, però quasi per contrasto io sono andato a scegliere una mia poesia dove sento la mancanza in un certo qual modo della fisicità e si trova nel mio ultimo libro che è uscito da poco che si intitola Giochi Innocenti e sì, per Litos Editore, citiamo anche l'editore. La poesia si intitola Vorrei piangere. You don't care at all. Con rispetto parlando, va dove devi andare. Così intimiamo al pietoso guitto che si lagna. Ne scorgi solo l'ombra proiettarsi sul muro, non il volto. Gli è ignota la sua carne. Ascoltami. A volte vorrei piangere.
tu sai piangere, insegnami come si fa un pianto credibile, come si fa un pianto vero. Io qui vado al contrario, appunto, dove c'era fisicità, a me la fisicità in un certo senso è ignota, io del guitto si scorge solo l'ombra. La prima e però, dimmi. E però alludi ad una fisicità che non riesce ad esprimersi e che cerca a tutti i costi un esito attraverso il pianto. Certo, tu sai piangere, sì, è un'espressione di fisicità anche quella, no? Esatto, è un'espressione. Esatto. Beh, sei riuscito però ad esprimere sicuramente quel grado di disperazione che a volte cerca una liberazione di energia proprio per magari trovare un altro stato di riflessione, un qualche cosa non necessariamente superiore, però di diverso, perché evidentemente il corpo diventa un contenitore incontenibile di tanta disperazione, di tanta difficoltà, di tanto disagio, di tanto dolore a volte. Sì. Bene, bene, grazie a Maurizio Mazzurco. Grazie a voi. Non so, prima che vai via, se hai qualche proposta per il prossimo numero. Di solito è l'ultimo, quello che chiude la porta, che lascia la proposta. Non ho particolari proposte, poi ho visto anche sulla chat di gruppo che le proposte già sono in parcheggio e abbondano, quindi non ho proposte particolari, accetto e apprezzo molto le proposte degli altri. Ci aggiungiamo alle proposte questa bella intervista che abbiamo effettuato ieri con Claudio Fiorentino. Fiorentino è un poeta messicano e blanco, e quindi abbiamo insomma questa insistiamo con questa dimensione internazionale, è davvero una bella intervista, e quindi avremo modo di riproporla il prossimo martedì. Allora, Luciana Raggi, eccola. Buonasera qui. A tutti, ciao. Buonasera, buonasera. Allora, io ero tentata di scegliere qualche poesia della classica, perché nella cultura classica, come hai detto prima tu, il corpo aveva molta importanza e aveva tutta la sua dignità. Poi per secoli, soprattutto in Occidente, è stato trascurato volutamente. E però anche nel Novecento, laddove gli autori volevano far emergere questo importante punto di vista, a volte sono stati censurati, a volte non sono stati valorizzati. Io ho scelto un autore francese che si chiama Bernard Noël, è nato nel 1930, ha scritto tanti libri, anche è stato tradotto in tante lingue, e molti dei suoi libri sono stati tradotti anche in italiano. E io vi leggerò da un poemetto che si intitola Estratti dal corpo, che è uscito in Francia nel 1958. Ma è stato tradotto in italiano da Donatella Bisutti nel 2001. Io non ve lo leggo in francese perché non ve lo farei gustare, però se andate su internet e siete interessati, anche in francese è veramente molto interessante, ma a me piace molto anche la traduzione di Donatella Bisutti. E di questo autore vi volevo solo dire che oltre a essere poeta, anche un critico d'arte, anche un traduttore, un editore, è una persona, diciamo, di cultura che è stata ed è ancora molto importante. E diciamo che questo si rifà e si incrocia la sua poetica con la filosofia della percezione di Maurice Merleau-Ponty, che dove il discorso centrale della corporeità emerge con chiarezza, perché il corpo si fa parola nella sua concretezza, anzi, cioè, nella sua indifesa concretezza. Questo mi è piaciuto molto nell'introduzione che ha fatto Poezio di quest'autore. E quindi in questo poemetto la cosa simpatica, interessante, è che sono alternati versi e brani di prosa,
Io andrei subito a leggerlo, ok? Vai. Mi ricordo e qualcosa fa buio per sviluppare quel momento in cui il corpo trasudava il pensiero traeva dalla sua forma il corpo. La terra sprofonda nel mio corpo. Io sono la terra e lo sprofondamento nella terra. L'esofago è il centro immobile di questo slittamento. Non ci sono più né scheletro né nervi. Vedo senza vedere. La sofferenza si intana nelle crepe che attraversano questo lento smottamento, ma non fa male. Il peritoneo si fessura, mi popolo di buchi d'aria. Ogni sforzo dell'occhio contrae comicamente la gola. Un altro emerge nel mio ventre, che non è venuto da fuori. Granuli, granuli al vento, i polmoni si disgregano e tutto scivola nell'imbuto interno. La mia materia aspirata cade verticalmente. Non c'è defecazione verso l'esterno. Tutto mi abbandona, eppure tutto resta in me. Lo sterno brucia la pleura. La pleura contratta soffoca i polmoni. L'aria piove in pulviscoli di carbone sullo stomaco. Un acido cola lungo le vertebre e divora le radici del ventre. Tutto diventa bianco. Le ossa ammucchiano spuntoni di pietra. Lo sguardo si infrange da uno smottamento all'altro, poi striscia. In alto, nella sinistra solitudine del cranio, l'occhio pende. Nessun desiderio appanna la mia verticalità. La mia sete si è bevuta la mia sete. L'occhio è solo una biglia tintinnante dentro la sua scatola. Un dente vuoto ha mangiato la lingua. Qualcuno mi ha posato vetri fra le costole. Tutto è chiaro. Penso all'avvenire. Mi sono ordinato un sesso d'oro. Bellissima, devo dire un bel coraggio, comunque un bel coraggio riuscire ad indagare in questo modo il proprio corpo. E sì, c'è bisogno, come giustamente hai sottolineato tu prima, di un cambio di prospettiva rispetto a una cultura millenaria che invece ha mortificato il corpo. Qui, tra l'altro, non si capisce mai se è un corpo in vita o un corpo in disfacimento. È molto interessante anche questa dimensione, no? Sì, secondo me lui parla del corpo proprio come qualcosa che è in via sempre perenne, in perenne trasformazione. Esatto. Quindi diciamo che in pratica sì, è una ricerca che è portata avanti in tutt'altro modo, però anch'io ho portato avanti in questo mia, nella prima parte del mio libro, che parla appunto di variazioni minime. E le variazioni sono anche sul corpo, quelle che si notano in se stessi e negli altri. Comunque, sì, secondo me è una poesia forte, che laddove non è stata censurata, ha avuto comunque un seguito, perché è stata tradotta veramente in tante, tante lingue. Quindi un poeta che ha fatto un po' la storia della poesia francese, ecco. Sarebbe interessante indagare questo poeta su questa linea, no, di descrizione del corpo in un suo momento quotidiano, e capire dove situa la parola, perché la parola comunque è un evento del corpo, anche da quel punto di vista lì. Eh sì, perché dice proprio il corpo trasudava il pensiero, quindi appunto. È il pensiero proprio che emerge da ogni parte, da ogni parte ne scaturisce uno diverso a seconda della parte dalla quale. Ci ripeti il nome, per favore? Bernard Noël. È nato nel Noël. Noël. Noël.
con Noël, sì, proprio. Allora, come hai portato anche tu qualcosa di tuo? Sì, sì, vi leggo una breve poesia che è in apertura appunto a Variazioni minime, dove anche il ricordo profuma di corpo, e poi subito dopo vi leggo una filastrocca, una semplice filastrocca inedita. Ah, bene. Vado. Questa sera abbondano gli inediti. Vai. Nel ricordo infedele un solo attimo si salva, felicità condensata, fotogramma felice, profuma di corpo, di percezioni salate da conservare. Un attimo solo, gioia cristallizzata, pronta a dissolversi al primo vento. Bene, allora anche qui insomma c'è un po' questo elemento malinconico, che poi alla fine... Sì. Sì, alla fine sì. Adesso invece in questa filastrocca c'è anche cuore e amore, quindi... Vediamo come la sei cavata. Come anticipazione. Non servono numeri, misure, pesi, linee di confine. Servono parole nate dal sudore, dall'aritmia del cuore. Parole intense, vecchie e nuove, parole sensibili al calore, prodighe d'amore, parole dense di energia, parole di pace, parole totem, sorelle di follia. Ecco, concluso. Ecco, l'abbiamo trovato allora questo legame della parola col corpo, è l'aritmia del cuore che produce... L'aritmia del cuore, la parola quando... Che produce la parola. Che produce la parola, sì, ci deve essere qualcosa di speciale o di particolare. Che funziona o funziona male o funziona molto bene, non so. Sì, perché quando appunto tutto va, il corpo ha le sue funzioni normali, non c'è bisogno di parola, no? Ci pensa il corpo a stare nella realtà, e quando si crea un gradino, uno scalino, qualcosa di non previsto, allora lì c'è bisogno della parola per ridare un po' un senso, per ricostruire, non dico la normalità, ma insomma un senso accettabile. È la cultura che serve a questo, sostanzialmente, quello che ci accompagna da millenni, a ridarci un quadro che possa sembrare accettabile. Allora, Tullia Ranieri, grazie Luciana, continua a seguirci naturalmente. Tullia, eccoti qua. No, non ti sentiamo e non capisco perché. Niente proprio. Eccola. No, mi senti? Diciamo che il prossimo compleanno ti regaleremo un computer nuovo. Mi senti adesso? Sì, adesso sì. No, non, il computer non c'entra, sono io che ho fatto un pasticcio con... ho messo male il jack. L'hai messo a posto delle sì. Cuffie, ho capito. Sì. Allora, dunque, io ho scelto, meglio di così, col corpo, ho scelto una lettura Giannis Ritsos dalla sua raccolta Erotica, che appunto parla proprio del corpo, e c'è tutta una sezione che si intitola Corpo Nudo, e poi Piccola Suite in Rosso Maggiore. Da Piccola Suite in Rosso Maggiore volevo leggere subito questa cosa qua. Allora, impescrutabile, dice, inesauribile il corpo umano, cielo rappreso, cielo rosso, vi sprofondi. Non hai un ramo a cui tenerti, terra su cui poggiare, cielo rappreso, perché ti si schiudano le ali, devi uscirne. Ecco, il corpo può essere una prigione, cioè un qualcosa sì. Di totale che ti prende, che ti, no, ti porta, però perché ti si schiudano le ali, devi anche liberarti, cioè c'è lo spirito che è più forte del corpo a volte e serve una liberazione. Poi continua sempre in Corpo Nudo, la poesia inattiva, mi focalizzo in un punto del tuo corpo, conchiuso, mi libero. Il grande asciugamano blu con cui il mattino ti asciugavi e lì, non l'ho lavato. E le altre cose quali erano? Mi è cresciuta molto la barba, mi ha coperto lo scettro, il falco, il tuo seno. Mio blu, dicevi, mio blu. Lo sono, e anche più del cielo, ovunque tu sia.
io ti circondo. Ecco, questo è il corpo, proprio nella dimensione amorosa della totalità, no? Del completo avvolgere l'altra persona, e nello stesso tempo anche, diciamo, un avvolgere la persona con l'animo. Non avevo da aggiungere altro verso, altra parola. Nel tuo corpo vivevo tutta la poesia. Ho sondato l'insondabile profondità con una piuma legata a un filo. Non scendeva, saliva, le tue labbra. Ti alzai sulle mie mani e spiccai il volo. Il corpo è cielo. Nessun volo lo esaurisce. Partivi. Bellissima. E poi, dopo Rizzo... No, ripeti questo finale perché è straordinario. Il corpo è cielo e nessun sguardo lo esaurisce. Sì, e nessun volo lo esaurisce. Nessun volo lo esaurisce. Sì, corpo cielo e nessun volo lo esaurisce. E poi, l'ultimo sempre tratto da Rizzos, eccolo qua. Dunque, partivi. Ehi, ti gridai, lo romperò questo bicchiere, ridevi, non lo ruppi. Uccelli, monti e notti, ciò che esiste di bello, lo chiamo col tuo nome, mi ode e mi risponde. Circoli nel mio sangue, mi riempi il corpo, contengo il mondo. Notte, gettammo dalla finestra le nostre chiavi, prendemmo le stelle, apriamo. Oh, poi, dopo Rizzos, invece, volevo leggere una cosa di Amílcar Cabral, che ha fatto appunto un libro intitolato Rosa Negra, 20 poesie per un mondo migliore. Amílcar Cabral è stato un agronomo, un intellettuale, poeta rivoluzionario e organizzatore politico indipendentista e uno dei più noti leader anticolonialisti di tutta l'Africa. E, nato nel 24 appunto in Guinea-Bissau, ha scritto delle poesie bellissime, e questa è una poesia che è molto particolare perché parla del corpo come mezzo di rivoluzione, corpo che diventa poi corpo poetico. La mia poesia sono io. No, poesia, non ti nascondere nelle grotte del mio essere, non fuggire dalla vita. Rompi le inferriate invisibili della mia prigione, spalanca le porte del mio essere ed esci. Esci verso la lotta, la vita è lotta. Là fuori gli uomini ti chiamano e anche tu, poesia, sei un uomo. Ama le poesie di tutto il mondo, ama gli uomini, libera le tue poesie per tutte le razze, per tutte le cose. Confondi il tuo corpo con tutti i corpi del mondo, confonditi con me. Va, poesia, prendi le mie braccia per abbracciare il mondo. Dammi le tue braccia perché io possa abbracciare la vita. La mia poesia sono io. Bene, insomma, ti vedo bella all'attacco questa sera, sì. Beh, molto molto determinata. Uh-huh. E poi niente, per finire volevo leggere una mia poesia che si intitola Suk, e fa così. Allora, un suk di strada è il tuo letto, colori e tende che cadono, tra odori, spezie del sesso, grida, un vortice puro, mani colme di santi peccati. Sei il mio canto d'Oriente, la mia coscienza di Occidente. Un tempio sacro il tuo letto, dove ti incontro, mentre mi inchino devota al tuo corpo seme. Ecco, questo è solamente proprio sul corpo, che diventa sempre un'occasione però per poi riflettere, diventa un'occasione per scrivere, per pensare alla poesia, no? Perché comunque il corpo è abitato dalla poesia, quindi per chi scrive è chiaro che le azioni del corpo si traducono poi in riflessioni e di conseguenza emozioni, che poi vengono messe su carta. E quindi da questo punto di vista, insomma, aver cercato l'anima nella rarefazione dei corpi ci ha portato in un vicolo chiuso, dobbiamo tornare al corpo. Sì, sì, secondo me la poesia, una poesia che prescinde dal corpo, secondo me è un po' è impossibile, perché comunque il corpo è lo strumento, è anche, diciamo, anche il modo di leggerla la poesia, no? Noi quando parliamo, quando vibriamo con le parole che diciamo, usiamo il corpo stesso. Se non avessimo il corpo, la parola, la bocca, i nostri organi fonatori, non potremmo nemmeno, come dire, farla girare, cioè esprimerla. In qualche modo il corpo è lo strumento, è importante come strumento di ma anche proprio come sentire, come possibilità di veicolare la sensazione. Bene, okay. Vedo che questo tema, insomma, ha avuto un certo successo. Mm-hmm. Grazie, allora, Tullia. Grazie a voi, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Continuo a seguirvi, ciao. Allora, dopo Tullia, sì, Laura Tommarello.
Buonasera, ciao Fabio. Allora, alla fine ti ho convinto quindi a venire a trovarci. Non è stato facile. Non è stato facile. Allora, cosa ci proponi? Che cosa hai trovato? Che cos'è che ti ha interessato? Ecco, questa Non l'ho è una domanda, trovato. è una domanda che non faccio mai perché diventa poi l'occasione per un ripiegamento, per una pausa nel corso della trasmissione. Cos'è che ti ha interessato di tutti questi discorsi che hai sentito? Devo dire, tutti originali, tutti che partono anche da punti di vista diversi. Prego. Sì, quello che non ho trovato anche Fabio, perché il tema come al solito è molto stimolante, interessante, ma all'inizio ho fatto questa premessa, tu si parlava della poesia, il rapporto tra il corpo, la parola poetica e anche la visione del futuro, cioè la parola che la poesia consegna al futuro. Io ho fatto una ricerca di poesia, naturalmente, ecco, ho già parlato Maurizio all'inizio, anche tu, ci sono grandi esempi nel mondo classico, poi anche nella nostra poesia italiana, classica poesia italiana, del rapporto tra il corpo e la poesia, ma spesso questo rapporto è negativo, cioè il corpo percepisce l'esterno, il stimolo esterno ed è una prigione, come si è detto prima, oppure un ricettacolo di dolore. Quindi ho difficoltà a cercare invece a trovare poesie con uno spirito differente. Partiamo dal presupposto che, come dicevi tu all'inizio, il Novecento, ecco, è stato abbastanza drastico in questo senso, quindi si afferma una grande crisi della poesia, della sua funzione, della parola poetica. E quindi io mi sono imbattuta in alcuni testi che discutono su questo argomento. Li volevo brevemente leggere. Il primo è di Vittorio Sereni, si chiama proprio così, I versi. E parla della funzione della poesia, il rapporto con l'arte, il rapporto anche con il tempo, quindi con l'eternità. Ed è una poesia, una visione al negativo questa. Se ne scrivono ancora, si pensa ad essi mentendo, ai trepidi occhi che ti fanno gli auguri l'ultima sera dell'anno. Se ne scrivono solo il negativo, dentro un nero di anni, come pagando un fastidioso debito che era vecchio di anni. No, non è più felice l'esercizio. Ridono alcuni. Tu scrivi per l'arte, nemmeno io volevo questo, che volevo ben altro. Si fanno versi per scrollare un peso e passare al seguente, ma c'è sempre qualche peso di troppo. Non c'è mai alcun verso che basti, se domani tu stesso te ne scordi. Quindi qui una visione della poesia al negativo. Sì. Neanche non è neanche eterna la poesia se tu stesso te ne scordi, quindi non c'è questa funzione di eternare, ecco, la parola. Nonostante ciò, però, il poeta non può fare a meno di scrivere, quindi non viene meno la funzione poetica della parola. Passo alla poesia seguente, che è di Valerio Magrelli, conosciutissima. Sto rifacendo la punta al pensiero. E qui Sì. si parla di questo rapporto tra la ragione, la razionalità e l'immaginazione, quindi la poesia come capacità immaginativa. Adesso vediamo come va a finire. Sto rifacendo la punta al pensiero, come se il filo fosse logoro e il segno divenuto opaco. Gli occhi si consumano come matite e la sera disegnano nel suo cervello figure appena sgrossate e confuse. Le immagini oscillano e il tratto si fa incerto. Gli oggetti si nascondono. È come se parlassero per enigmi continui ed ogni sguardo obbligasse la mente a tradurre. La miopia si fa quindi poesia, dovendosi avvicinare al mondo per separarlo dalla luce. Anche il tempo subisce questo rallentamento. I gesti si perdono, i saluti non vengono colti. L'unica cosa che si profila nitida è la prodigiosa difficoltà della visione. Quindi qui questo rapporto, la difficoltà grande della poesia nel decifrare gli oggetti che ci circondano, qui c'è un richiamo anche alla poetica di Baudelaire, no? Che vede nella natura una foresta di simboli che però l'uomo può, il poeta,
o di codificare. Qui questi oggetti però si nascondono, non si rivelano, ci parlano per enigmi continui, ci costringono a un continuo processo di accomodamento della visione, quindi occorre avvicinare gli oggetti per poterli vedere in maniera nitida e restituire anche valore alla parola, ma tutto il processo poetico è difficile, prodigiosamente difficoltoso. Questo non vuol dire che non occorra continuare a provarci per ridare valore alla parola. E finisco questa carrellata con una poesia di Antonio Porta, prego che la poesia. Prego che la poesia, forte e pietrificata, in passato e futuro, voglia sgorgare adesso liquida musica su da un pozzo inesorabile finché l'uomo abiti la terra. E questo scorrere sorgivo e antico passa dal filtro mio, ma e poi di tutti, insieme ci mettiamo in ascolto. E qui c'è questo forte desiderio, questa invocazione, no? Per ridare valore alla poesia e per ridargli anche, restituirgli un valore sociale in cui occorre ancora credere. Quindi sempre in tutti questi testi la necessità di rinnovare il linguaggio poetico, che è il discorso da cui siamo partiti. Insomma, hai disposto queste poesie in maniera tale che poi la chiusura di Porta ci dà un po' di respiro, perché altrimenti sarebbe stata dura, insomma. Premetto che sicuramente anche la mia difficoltà nel trovare testi adeguati è dovuta anche al mio sentire attuale, e quindi sicuramente si riflette anche sulla sensibilità nella ricerca. Adesso però concludo con una mia poesia. Attraverso un periodo, diciamo così, negativo verso la parola. Sì, diciamo afasico, diciamo per più che altro afasico. E quindi però ho cercato tra gli scritti, insomma, un po' di messo mano ad alcune cose che avevo scritto recentemente. Il corpo, cosa c'entra il corpo? Naturalmente la nostra percezione di ciò che ci circonda, delle cose di cui parliamo in poesia, avviene attraverso i sensi, quindi esatto. Ciò che vediamo, ciò che respiriamo. Io premetto, lo dico sempre, vivo in città, quindi quello che percepisco è la vita frenetica, il lavoro online, quindi insomma tutta questa modernità che spesso ci toglie un po' il respiro, come dicevi prima. E invece ho cercato di dire altro, quindi passeggiando così, insomma, intervallo e l'altro del lavoro, anche io così con i sensi percepisco qualcosa. Quindi anche un tentativo, scusami, anche un tentativo di evasione concreto. Recuperare il corpo, proprio la percezione. Esatto. Del corpo, che è fondamentale, quindi lo spazio naturale anche per quel poco che si può fare in questa condizione. Abbracciare l'aura perlacea del crepuscolo e cedere al verde dei selvatici confini, quando il giorno più lento si consegna al sonno, ingombri di rumori, ritrovare lo sguardo e distillare colori, riprenderci l'incanto, riscoprirli nuovi, farsi rapire dal volo dei soffioni, così candidi, così labili, avanzare in sospirate attese, i trepidi germogli spiando, tra le gravide zolle farsi largo, vincere la gravità della terra, protendersi verso l'alto. Appunto, c'è tutta questa evasione, è proprio un'evasione corporale attraverso il corpo delle parole, sono tutti sostantivi, no? Tutti oggetti, tutte situazioni che, attraverso le quali appunto si cerca un'evasione materiale, evidentemente da una dimensione che non è più sopportabile, non è più gestibile, diciamo così. Proprio così, quello che volevo mettere. Prima tu hai parlato di questo periodo negativo e mi è sembrato di intercettare, confermamelo o meno, quasi una sottolineatura del potere ipnotico che ha il disagio, un disagio così prolungato che ci blocca, no? ci rende incapaci anche di una reazione. Questa attesa protratta all'infinito poi di fatto non è più nemmeno un'attesa,
Sì, è vero, è un'attesa infinita e leva, toglie molti stimoli. Ecco, inizialmente io scrivevo tantissimo, l'anno scorso ho scritto tante cose, quest'anno anche scrivo, continuo a scrivere, però con grande difficoltà vedo che ecco, c'è proprio questa gappa, ecco, c'è veramente una difficoltà di esprimersi, trovare la difficoltà di trovare proprio degli stimoli, quindi evadere, anche con l'immaginazione sì, si può fare, però naturalmente privi di una dimensione più libera, più naturale, è tutto più complicato. Era una trappola la mia per farti dire che meno male che ci sono i poeti di Radio Poetanza e delle Certamente, ottave. senz'altro. Bene, bene, l'hai detto spontaneamente. Lo confermo spontaneamente. Grazie Laura, grazie, buon Grazie a voi. proseguimento. Grazie, ciao. Allora, sì, Irene Sabetta, vedo qualche altra presenza. No, no, siamo oggi è ultima, stranamente, Irene, di solito apre questa lunga serie, quindi un motivo in più, per cogliere anche qualche riflessione. Prego, Irene. Buonasera. Io comincerò con una definizione del corpo che mi ha colpito subito la prima volta che ho letto questa poesia di Samuel Butler Yeats, un poeta irlandese, e lui definisce il corpo in questa poesia molto famosa che è stata tradotta in vari modi, comunque il titolo originale è Sailing to Byzantium, quindi navigando verso Bisanzio o alla volta di Bisanzio, in cui lui appunto definisce il corpo this dying animal, cioè questo animale morente, questo animale che muore. Lui ha scritto questa poesia nel 1926 e aveva 60-61 anni, eppure sente forte quello di cui parlavate prima, no? La limitazione del corpo per una mente che è ancora ricca di idee, quindi la difficoltà per un corpo vecchio di tenere insieme e quindi di nutrire una vitalità che invece è molto forte mentale. Per cui lui immagina di abbandonare l'Irlanda, il suo paese, e andare verso Bisanzio, che è la terra dell'artefatto, è la terra dell'arte, la terra dove tutto è eterno. E immagina di poter trovare anche lui lì una forma incorporea, ma tuttavia una forma che sia una forma artistica e che non appartenga più però alla natura. Quindi leggerò questa poesia nella traduzione di Mussapi, poi passerò ad un'autrice contemporanea molto giovane che si chiama Alessandra Carnaroli, da una raccolta del 2017, in cui lei esplora la malattia, quindi il corpo visto nel suo momento traumatico. E concluderò con una mia poesia che si chiama Emergency, di cui esiste anche una videopoesia, in cui diciamo esprimo il dolore attraverso il dolore fisico, perché spesso siamo portati a pensare che quando si ha una delusione oppure si soffre per qualcuno, per una perdita, il dolore non riusciamo bene a localizzarlo, eppure è dentro gli organi del nostro corpo, ci fa male lo stomaco, non riusciamo a mangiare oppure mangiamo troppo, non riusciamo a dormire. Quindi ho scritto quella poesia in un momento in cui veramente ero in una crisi profonda e sentivo questa crisi dentro il mio corpo, come fosse appunto una malattia. Allora parto con la famosissima, classicissima poesia di Yeats. Questo Vai. non è un paese per i vecchi, i giovani abbracciati, gli uccelli sugli alberi, generazioni morenti che cantano.
cascate di salmoni e mari affollati di sgombri, pesce, carne, volatili, lodano per tutta l'estate qualunque cosa si generi, per nascita o morte. Presi in questa musica dei sensi, tutti trascurano monumenti di pensieri senza tempo. Un vecchio non è che una misera cosa, un abito stracciato su una canna. Se l'anima non batte le mani e canta più alto per ogni strappo nel suo vestito mortale, e non c'è scuola di canto che non sia indagare i monumenti della nostra gloria. Così io feci vela sul mare e venni alla sacra città di Bisanzio. Voi, saggi, fissi nel sacro fuoco di Dio, come incastonati in un mosaico d'oro, uscite roteando dal sacro fuoco, insegnate alla mia anima il canto, consumate il mio cuore, che malato di voglia e avvinto a un animale morituro, non conosce se stesso, e accoglietemi nell'artificio dell'eternità. Una volta fuori dalla natura, io non potrò riassumere da cose naturali la mia forma corporea, ma una forma d'oro battuto e foglia d'oro, che sbalzano i fabbri greci a tenere sveglio un sovrano sonnolento o immobile sul ramo d'oro a cantare ai signori e alle dame di Bisanzio ciò che è passato o sta passando o verrà. Ecco, prima di passare all'altra lettura volevo sottolineare che ho scelto questa poesia anche proprio in omaggio al nostro progetto, perché è una poesia in ottava rima. Ovviamente il ritmo non è quello dell'endecasillabo, ma è quello del pentametro giambico, che è il ritmo cardine, il ritmo principe di tutta la grande poesia anglosassone. Una osservazione: qui siamo oltre quel mito dell'Oriente che, insomma, sì, tanto più aveva attirato il mondo anglosassone. Qui c'è proprio il tentativo di un ricongiungimento alle origini dell'umanità. Oro battuto, mi sembra di capire, insomma, sì, di ritornare in una materia comune all'umanità, originaria, e quindi ben compresso dentro questa materia. Sì, questa è una poesia ricchissima di suggestioni, sì, immagini, di suggestioni anche filosofici. C'è tutto un dibattito anche di tipo proprio rispetto alla traduzione della prima parola, che è vet, quindi quello non è un paese per vecchi, perché se ne stava andando dall'Irlanda, oppure questo, oppure che non è un paese per vecchi. Quindi è una poesia che veramente richiederebbe moltissimo tempo per analizzarla in modo adeguato. Tutto il mito dell'Oriente, appunto, Bisanzio, questo crogiolo di civiltà, questo incrocio di filosofie diverse, e poi è anche una poesia contraddittoria, diciamo che sfugge un po' il significato finale. Però sicuramente questa immagine del corpo come animale morente, animale per cui a un certo punto ci si sente molto giovani dentro nel pensiero, e si vedono i segni invece dell'invecchiamento, e quindi questa lotta del poeta, in questo caso proprio di Yeats, di superare questa dicotomia e di trascendere, di trasportarsi in un'altra dimensione, che sia quella appunto della bellezza eterna, dell'arte, dell'artificio. Esatto. Per cui Bisanzio, infatti, è la massima espressione di tutto quello che il pensiero e la creatività e l'arte umana è riuscita a raggiungere. Ma insomma, non una direzione qualsiasi, ecco, questo voglio dire. No, assolutamente no. È Bisanzio, con tutto l'apparato di significati e di contenuti anche filosofici che quella città rappresenta in generale, e rappresentava nel caso particolare di Yeats, che poi aveva tutta una sua mitologia, tutto un suo mondo molto preciso, e quindi anche a volte impenetrabile. E
Poi, vai. Ecco, voglio leggere invece una poesia di una poetessa molto brava. Passiamo proprio al corpo malato, no? All'indagine del corpo malato, è una poesia molto forte e dedicata a sua madre. Mia madre è un torroncino sperlari, fuori stagione invernale, nessuno ha il coraggio di scartarlo, sicuramente è andato a male, dovrebbe finire nel secco non compostabile, questo ritrovato chimico, eppure edibile, che sopravvive in funzione dei conservanti, soluzione idratante, sali minerali, proteine, edulcoranti sulla tua faccia, ogni tanto smorfie che sembrano sorrisi. Ti lamenti e ti do la pillola. Penso sia un gesto di pietà estrema per i tuoi nervi, coraggio, che restano incatenati ai muscoli. A volte immagino la tua morte come una scarcerazione. Dovrei nasconderti le lame nel pannolone. È molto forte qui. Amara, ma ironica. Qui mi ricollego un po' al corpo visto anche nel suo disfacimento e proprio nell'anatomia degli organi a cui ha fatto, cioè di cui ha letto una bellissima, su cui ha letto una bellissima poesia Luciana all'inizio, che mi è piaciuta sì. Tantissimo. E quindi chiudo con una mia poesia. Sempre ci dici l'autrice? Alessandra Carnaroli. Carnaroli, perfetto. Alessandra Carnaroli, e la raccolta è Ex Voto, edita da Edipus nel 2017. La mia si chiama Emergency. Mi sembra di essere in via di estinzione, immobile, a farmi mangiare dal virus postmoderno o dalle tossine New Age. Non so bene che nome dare al mio persecutore famelico. Forse una droga, oppure una sauna, una tisana potrebbero rimettermi in sesto. Rimedi del passato. Secrezione abnorme di succhi gastrici, a loro volta espulsi malamente, assieme all'inutile sé. Voi, cari amici, persone dal cuore grande, non lasciate che io scompaia. Organizzate una campagna o una raccolta di firme o uno spettacolo di beneficenza, una vendita di cianfrusaglie all'aperto o un coro gospel in favore di chi lotta per la sopravvivenza. Sostenete la battaglia morale di un fegato che reclama le sue funzioni, di una colonna vertebrale che vuole riconquistare la posizione retta, di un intestino che chiede più ore di riposo. Sto proteggendo il mio stomaco da me stessa e vado ancora chiedendo aiuto. Vergogna della razza. In finale di partita potrei sempre tentare il benessere del fossile. E questa bella, era la mia. Bella, complimenti. Insomma, questa poesia aspettava questo spazio di stasera. Insomma, c'è tutto, è come un riassunto. Sì, c'è tutta, e ripeto, c'è pure un bellissimo video fatto con un programma digitale da un mio amico che è sul sito anche di Forma Fluence, quindi in cui è proprio messo molto bene in evidenza il disfacimento del corpo. Sottilmente ironica anche, no? Questo accostamento. Sì, molto ironica, molto ironica, perché a volte quando stiamo male vorremmo che qualcuno facesse qualcosa per noi, mm-hmm. E spesso vorremmo proprio cose semplici, cioè cose che poi alla fine sono dirette al corpo più che al nostro stato d'animo, perché è lì che noi veramente soffriamo. E comunque, sì, eppure in quel caso era un po'... un tipo di sofferenza indotta da un atteggiamento masochistico, no? Mm-hmm. Per cui a volte uno sta male fisicamente, perché nasce nella psiche, ma che si potrebbe anche evitare, no? Mm-hmm. A volte.
Bene, allora abbiamo concluso in bellezza, davvero, non lo dico per piaggeria, insomma, mi sembra appunto che questa tua poesia raccolga un po' tutte le spinte, è stato un caso ovviamente, sì. Tutte le spinte e le proposte che sono arrivate stasera, stasera devo dire argomento colto in pieno da tutti, un po', ognuno ha dato sicuramente il suo contributo. Io chiudo con una mia inedita questa, perché insomma mi sono fermato anch'io a pensare, prima faccio i titoli e poi dopo mi spavento e allora nasce la poesia che cerca un po' di ricomprendere. Non ha titolo, ecco, quindi questo testimonia che è proprio inedita, non ho pensato al titolo. Allora, sì, dovrei anche andare in onda magari, non fare la voce dall'oltretomba. Eccoci qui. A volte mi capita, come a una foto ripiegata in un album, di assorbire l'incanto dei luoghi. Una luce che entra senza starti a sentire, con la sua teoria di odori e sapori, intangibile, fresca, irriverente, come sanno essere le cose appena accadute. Come le gemme di geometria uguale a se stessa e mai dispari, per la verità, si trastullano sulla pelle. Quella luce, nelle mani, nel mio corpo, che quindi si abbandona. Potessi almeno imitare il gesto, l'amplesso che sa mostrare con tanta naturalezza, potessi per un momento solo entrare nel cerchio magico dell'universo che incanta. I sensi in me sanno e danno il meglio del loro stare in questo intorno di vita piena. Come una foto nell'album, portano non un ricordo, ma una gioia che non si può dire. Bene, grazie allora a tutti di essere intervenuti. Chiudiamo qui questa bellissima puntata. Non è uscito il tema della prossima, ma insomma adesso ci daremo un po' da fare per fissare di che cosa parleremo la prossima volta. La prossima settimana c'è questa intervista del poeta che ci ha portato Claudio Fiorentini, Blanco, poeta messicano, che abbiamo realizzato ieri sera, sicuramente andrà in onda e sarà anche questo un motivo di riflessione. Grazie ancora e buonanotte a tutti.